Settimo minuto del primo tempo, cross di Junco, Gianni con la mano, Pinzani sorvola, non concede il rigore, poi ammonito D'Ambrosio, era diffidato, scatterà la squalifica, niente trasferta a Livorno. Punizione di Paro che colpisce la parte esterna del palo. Garofalo trova invece la traversa con il sinistro a giro. Punizione di Paro, Devezza in maniera scoordinata firma un clamoroso autogol appena dentro l'area di rigore, niente da fare per Rubigno, Vicenza in vantaggio. Poi Lazarevic sfonda, perfetto l'assist per Stevanovic che non sfrutta due opportunità consecutive. Ammonito Bastrini per questo intervento su Lazarevic, ma ha rischiato anche il rosso. Ripresa a Garofalo per Gasbarroni, Russo sceglie bene il tempo dell'uscita, indicazioni di Maran alla sua squadra che è in difficoltà. Gasbarroni per Di Cesare, Russo sembra fatta per Junco, il salvataggio è di Schiavi. Poi Minesso vede solo Oliveira, potrebbe sigillare il match per il Vicenza Oliveira, ma non è incisivo. E arriva il calcio di rigore per il Torino, trattenuta di Bastrini nei confronti di Lazarevic, espulso anche Bastrini. E dunque dal dischetto la grande opportunità per Bianchi che spiazza il portiere avversario. Il Torino dunque si rimette in carreggiata al 38esimo. È con l'uomo in meno il Vicenza, Pellicori per Obodo, non sfrutta una buona opportunità. Secondo dei 4 minuti di recupero, Pellicori per Bianchi, stop di petto, è distratta la difesa del Vicenza che viene castigata dal capitano del Torino che firma la doppietta, la stoccata di Bianchi, e su queste immagini possiamo concludere il nostro montaggio. Una vittoria da cuore toro, straordinario per intensità il secondo tempo della squadra di Lerda, citazione per Bianchi, uomo partita in zona recupero. Il Vicenza non solo non sfrutta il regalo dell'autogol, ma alla fine paga a caro prezzo il suo atteggiamento di pura difesa nella seconda parte della gara e gli ultimi 13 minuti in inferiorità numerica. A Torino, Torino 2, Vicenza 1, e linea che torna a Mattioli.